Una buona giornata, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché un incendio è divampato in via Torre Costiera nelle campagne di Marina di Città Sant'Angelo, che vedete nelle immagini, al confine con il territorio di Silvi, a ridosso del fiume Piomba. Le fiamme sono alimentate dalle alte temperature, ma al momento non minacciano case o fabbricati né la statale e la ferrovia. Le operazioni di spegnimento si concentrano nella zona verde tra la strada statale 16 e la costa. A bruciare sono arbusti e sterpaglie su terreni privati incolti. Sul posto al lavoro ci sono due squadre dei vigili del fuoco. Un elicottero sempre dei Vigili del Fuoco, una squadra della Modavi e in soccorso vi è anche una squadra della Croce Angolana. Ovviamente le news su questo incendio e non solo le trovate sul nostro sito web. Adesso cambiamo argomento. Sì, della Giunta Ferrara e siamo a Chieti. Un sì al piano del cibo. Si tratta di uno strumento per tutelare risorse, territorio, combattere lo spreco ed educare al riuso giovani e famiglie. Piazza Malta sarà la base operativa. Paolo Renzetti. La Giunta Comunale di Chieti dichiara guerra allo spreco alimentare. Con la delibera approvata nelle ultime ore si avvia infatti un percorso partecipativo per arrivare all'elaborazione di uno speciale strumento operativo chiamato il Piano del Cibo. Sarà uno strumento per tutelare le risorse, il territorio, combattere lo spreco alimentare ed educare al riuso giovani e famiglie. Piazza Malta sarà la base operativa di questo progetto, come spiega l'assessore Chiara Zappalorto. Abbiamo varato questo piano del cibo, più che altro abbiamo tracciato delle linee sulla politica del cibo e di tutto ciò che concerne lo spreco alimentare. E abbiamo stilato una serie di interventi che faremo sul territorio che includono tantissimi profili, tantissime iniziative che metteremo in campo a partire dalla lotta allo spreco alimentare, soprattutto in questo momento storico, alla valorizzazione delle filiere del chilometro zero e quindi dei nostri prodotti cittadini, dei nostri prodotti agricoli e soprattutto inizieremo un percorso di formazione e anche di informazione nelle scuole a partire dai più piccoli su quanto sia importante oggi evitare lo spreco di cibo. Abbiamo individuato come luogo simbolico Piazza Malta, che nella storia è stata, diciamo, per generazioni e generazioni di chietini la piazza della verdura, della frutta e quindi dei prodotti agricoli e di tutto ciò che il nostro territorio ci dona ogni giorno. E da oggi partiremo appunto con un cammino fatto anche di condivisione con quelle che sono le associazioni agricole, le associazioni del cibo, le associazioni ambientaliste, perché Chieti possa avere una sua politica del cibo, appunto, che tenda a valorizzare i prodotti, a fare la lotta allo spreco alimentare e soprattutto a costruire dei luoghi in cui mettere insieme tutte queste cose per condividere con la città l'importanza di queste nuove politiche. Siamo a Teramo adesso, Fondazione Tercas e l'associazione Genius Loci hanno presentato oggi l'isola che c'è nella Valle Siciliana. Si tratta di un progetto che vedrà accogliere nella sede dell'associazione a Colledara 15 diversamente abili tra i 18 e i 55 anni che avranno la possibilità di incontrare docenti di teatro, pittura, musica e ginnastica. Le persone con disabilità sono state private più di quanto accada normalmente dei rapporti sociali, rapporti affettivi, rapporti amicali e percorsi, perché no, terapeutici. Abbiamo cercato durante il lockdown di in qualche modo colmare questo vuoto che si era creato ed infatti i nostri progetti relativi ai software per le terapie a distanza, all'acquisto di sussidi tecnici per poter permettere agli psicologi, ai terapisti di contattare le persone con disabilità hanno
hanno dato una qualche risposta, ma certamente non è stata una risposta compiuta. Dobbiamo dire in effetti che la nostra società probabilmente non è pronta a comprendere come negare una piena inclusione alle persone con disabilità voglia dire privarle del diritto di cittadinanza e voglia dire privare la comunità stessa del prezioso contributo che queste persone possono darci. Ci saranno dei laboratori pomeridiani che creeranno i luoghi e le situazioni appunto perché queste persone possano incontrarsi. Naturalmente dovrà essere un laboratorio aperto a tutti, nella ferma convinzione che ognuno di noi può trovarsi in una situazione di disabilità. Parteciperanno 15 persone dai 17 ai 55 anni con disagi psichici e fisici e si concretizza in un appuntamento settimanale di mezza giornata, il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19, mediante la frequenza di corsi di pittura, teatro, c'è anche musica e con la quarta attività una sorta di mobilitazione fisica. Esponenti del Partito Democratico di Pescara ribadiscono la loro ferma contrarietà alla costruzione del Palazzo della Regione nelle aree di risulta, privilegiando la soluzione in periferia nell'ottica di una riqualificazione del territorio. Come già espresso a febbraio del 2022 dal Partito Democratico regionale e dai consiglieri comunali di centro-sinistra, anche il PD di Pescara torna a ribadire con forza il più ampio disappunto sulla delibera del 17 giugno scorso sulla riqualificazione dell'area di risulta di Pescara e sul relativo protocollo d'intesa regionale che prevederebbe la costruzione proprio nelle aree di risulta del nuovo palazzo della Regione di Pescara. E noi siamo indubbiamente favorevoli ad una razionalizzazione rispetto alla collocazione del palazzo di rappresentanza regionale. Pensiamo però che sia profondamente sbagliato collocarlo nell'area di risulta. Proponiamo una collocazione nella periferia ovest, questo sia perché insomma è un'area che va riqualificata e va rigenerata anche rispetto a quello che può essere l'apporto di servizi di collettività pubblica come un palazzo di rappresentanza regionale, ma pensiamo che rispetto alla visione di Pescara complessiva come città ci debba essere più visione, più prospettiva e quindi che bisogna coniugare rispetto alle scelte urbanistiche quelli che sono i bisogni della città come con quelle che possono essere le esigenze ambientali e soprattutto quelle che sono le funzionalità che le opere urbanistiche possono avere rispetto proprio all'accrescimento del valore. Pescara è una città che ha delle potenzialità infinite e che deve essere guardata come una città europea perché ha tutte le carte in regola per esserlo. Noi chiediamo di essere parte anche in causa per contribuire con le idee, con una visione. Noi vogliamo scongiurare che sull'area di risulta ci possa essere un viale Marconi bis e pertanto, dato che noi stiamo facendo di tutto per passo dopo passo per andare verso la nuova Pescara, questo grande progetto di fusione dei comuni, c'è bisogno di ragionare anche in base a questa nuova visione, a questa nuova sfida e il Partito Democratico non dice no a una riqualificazione, a una razionalizzazione dei palazzi, del palazzo regionale, ma noi lo vogliamo fare con criterio, non casuale. Siamo a Roseto adesso perché la giunta guidata da Mario Nunes con un anticipo di cassa sborserà 300.000 euro in totale, di cui 200.000 per il pontile e 100.000 per il centro di accoglienza migranti. Ripartiranno così i lavori consentendo alle ditte appaltatrici di proseguire il completamento delle due infrastrutture ritenute strategiche dalla maggioranza che governa la città. Approvata in giunta la delibera per un'anticipazione di cassa importante, 300.000 euro per sbloccare delle opere pubbliche di primaria importanza per Roseto. Assolutamente un'amministrazione del fare, pronta ad essere vicina alle imprese, soprattutto in questo momento di difficoltà. I trasferimenti da parte del Ministero e della Regione ovviamente hanno una burocratizzazione che a volte rallenta il privato, allora l'amministrazione pubblica nei limiti del possibile con disponibilità di cassa deve essere celere. Abbiamo deliberato con tutta la giunta convintamente per un'opera strategica come quella del pontile che deve andare avanti velocemente, 200.000 euro di anticipazione, la ditta che sta lavorando per completare
completare entro l'estate il lavoro di consolidamento e poi 100.000 euro invece per la ditta che sta lavorando sul palazzo di via Silvio Pellico, la casa dello SPRAR e delle associazioni. Anche qui un segnale importante verso il sociale e verso quelle associazioni che si occupano di essere prossimi ai disagi delle persone. Un'amministrazione che cerca di colmare il vuoto lasciato da chi ci è preceduto, senza però riguardare al passato, ma sempre proiettati verso il futuro. Come stiamo facendo a tutti i bandi PNRR, alcuni già con grandissimi risultati positivi, vedi la scuola di 10 milioni di euro, un nuovo polo scolastico nella Federe Romani, vedi la nuova mensa scolastica di Santa Petronilla e i 5 milioni di rischio idrogeologico, ma soprattutto potenziando la struttura amministrativa. Ieri è iniziata una nuova figura per 36 ore settimanali, mandata dal Ministero per un bando a cui abbiamo partecipato per 36 mesi, rendicontazioni e appunto burocrazia rispetto al PNRR. Abbiamo implementato gli uffici con supporti a RUP che possono far correre le carte più velocemente, perché ci servono fondi da una parte, ma anche una macchina amministrativa efficiente che possa davvero rispondere ai tempi della pubblica amministrazione e del privato. Presentate presso la Biblioteca Delfico a Teramo le attività del nuovo Istituto Tecnico Superiore Turismo Cultura, una nuova opportunità con l'obiettivo di formare profili pronti da inserire nel mondo lavorativo ed in grado di saper comunicare e valorizzare le bellezze della nostra regione. Abbiamo voluto fortemente come giunta regionale questo ITS del turismo perché la nostra regione ha forte vocazione turistica, quindi è vero che dobbiamo intercettare dei flussi turistici, ma anche è vero che dobbiamo formare dei profili esperti in turismo, e per questo l'ITS, che è una via di mezzo tra le superiori e l'università, va sicuramente in questa direzione. Nascerà a Mociano, il presidente è di Lodovico, la particolarità dell'ITS è che una percentuale di ore i ragazzi le svolgono nelle aziende. E quindi l'80% ha occupabilità. Sono molto soddisfatto appunto perché cresciamo la qualità a livello turistico, che ce n'era veramente bisogno. Questo è il sesto, ce ne sono altre 5 con altre specialità. I pensum e i programmi di preparazione nascono dalle necessità del sistema turismo e dalle necessità delle aziende turistiche. Quindi prepareremo questi percorsi di formazione e i ragazzi inizieranno ad avere una relazione diretta già con le aziende, in quanto il 30% del tempo di studio sarà in pratica nelle aziende. Questo ci permetterà a noi di assicurare ai ragazzi che stiamo formando un futuro lavorativo, e gli permetteremo alle aziende di migliorare la loro qualità avendo del personale idoneo per le attività. In Italia c'è il grande problema dello skill divide. Paradossalmente abbiamo tanti disoccupati, ma allo stesso tempo abbiamo tante aziende che hanno bisogno di personale che non trovano preparati per i loro fabbisogni. L'ITS cercherà di attaccare questo problema. Da ieri il valoroso reggimento numero 183 è cittadino onorario di Penne, una toccante cerimonia in piazza Luca da Penne, alla presenza dei motociclisti della divisione Nembo e di una pattuglia dei paracadutisti proveniente da Chieti. Conferita ieri pomeriggio la cittadinanza onoraria al 183° reggimento paracadutisti Nembo, alla presenza del comandante della Folgore, generale Roberto Vergori, e del colonnello Vincenzo Zampella. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, infatti, alcuni reparti del Regio Esercito iniziarono a combattere al fianco delle forze alleate anglo-americane nel corso della guerra di liberazione. Il 13 giugno 1944 la Nembo, costola del Corpo Italiano di Liberazione, secondo i registri militari presenti nell'archivio storico comunale, riuscì a liberare la città di Penne, vincendo le resistenze tedesche grazie ad un'operazione militare pianificata dai paracadutisti e motociclisti proprio della Nembo. È una data dunque importante per la comunità pennese, che tornò libera dopo mesi di sofferenza e distruzione. A Penne è stato fatto un atto di vera giustizia. Finalmente in Italia il popolo italiano riconosce, storicamente documentato, quanto hanno fatto le forze regolari del nostro esercito nella liberazione di buona parte non solo dell'Abruzzo e delle Marche, ma dell'intera Italia. Quindi quanto fatto qui a Penne è un bellissimo punto d'inizio.
La cittadinanza onoraria al 183esimo gruppo Nembo era doveroso per quello che hanno fatto il 13 giugno 1944 liberando Penne dai gruppi nazifascisti presenti sul territorio. Abbiamo voluto ristabilire quel legame, un legame forte tra la città di Penne e tra chi in maniera volontaria e soprattutto con determinazione ha voluto ristabilire la pace, la fratellanza e soprattutto riportare gioia dopo mesi e mesi di sofferenze. Andiamo a Giulianova adesso, perché nella splendida piazza Dalmazia, realizzata dall'architetto Marco Lucidi Pressanti, campeggia la Fanciulla 11 del maestro Franco Summa. L'opera in acciaio alta 5 metri ha già conquistato la curiosità e l'apprezzamento di molti, scatenando qualche immancabile polemica tra favorevoli e contrari, inondando i social di post. Per la cerimonia inaugurale però si dovrà attendere ancora qualche giorno e sarà effettuata alla presenza dei delegati della Fondazione Summa. La Fanciulla fa parte di una serie di 12 esemplari ideata dall'architetto e accademico pescarese Franco Summa, scomparso 2 anni fa. Il maestro, brillante interprete dell'arte contemporanea europea, ha lasciato della serie sia i progetti che i prototipi in maiolica policroma. Il suo desiderio era che le sculture fossero collocate in altrettanti siti urbani, con l'esplicita indicazione che tutti i monumenti, alti tra i 4 e i 5 metri, dovessero essere realizzati in acciaio e colorati con vernice della migliore qualità. L'amministrazione comunale di Chieti ha presentato il cartellone degli eventi estivi e nello specifico la rassegna delle cover band che si terrà a Porta Pescara. L'estate di Chieti entra nel vivo, tanti gli eventi programmati per i mesi di luglio e agosto e si parte con questa cover band. Sì, tantissimi oserei dire sono gli eventi di questo cartellone istituzionale denominato Estate Tiatina 2022. Siamo alla seconda edizione di questo cartellone davvero molto ampio che comprende 7 rassegne. Partiamo dai primi di luglio e arriviamo fino alla fine di settembre con gli eventi scalini. Adesso si parte con la rassegna delle band tiatine che si esibiranno ogni giovedì del mese di luglio presso il quartiere di Porta Pescara, dove ci sono tanti locali della Movida, enoteche, vinerie, pub e ristoranti, appunto per animare quella zona caratteristica della città e soprattutto per trovare anche benefici presso le attività commerciali. Ma ancora avremo la Civitella con grandi nomi, avremo il teatro che dirà la sua con la stagione lirica, avremo le associazioni culturali di Chieti che animeranno anche questo cartellone, ma ancora avremo Chieti sotto le stelle, una rassegna concentrata sulla musica jazz con nomi internazionali. Insomma, siamo veramente soddisfatti del lavoro corposo che stiamo portando avanti. 4 band storiche, si tratta dei Les Avages, dei Tin Foil, dello Blues e del Pentagono. 4 band assolutamente storiche, chi propone rock, chi propone prog, chi propone anche musica inedita. Quindi abbiamo voluto scegliere un po' le band che nell'arco della storia teatina musicale hanno dato e soprattutto hanno lasciato qualcosa. Ce n'è da sentire, io rinnovo l'appuntamento a Porta Pescara tutti i giovedì, giovedì 7, giovedì 14, giovedì 21 e giovedì 28 luglio. Dopo il sold out del Teatro Nelle Foglie tornano gli appuntamenti di Funambolica al Teatro D'Annunzio di Pescara, stasera con la compagnia acrobatica di Gaetan Levesque e lo spettacolo Esquive. Chiusura della rassegna venerdì 8 e sabato 9 luglio con il Gran Galà du Cirque, come spiega il direttore artistico Raffaele De Ritis. Funambolica, 16ª edizione, Raffaele De Ritis, ideatore e direttore artistico, Teatro Nelle Foglie, un sold out per tantissime serate. Qual è il segreto di questo successo? Il segreto è dare alle persone che vengono ogni anno la sorpresa. È l'unica forma di spettacolo in cui non ci sono delle vedette famose come nel canto, nella musica o nel teatro. La gente viene e scarta un regalo senza sapere quello che c'è dentro e incredibilmente è il sold out della città di Pescara. Nessun altro spettacolo fa così tanto pubblico. Riprenderemo il 5 luglio al Teatro D'Annunzio, come sempre abbiamo un'esclusiva mondiale, arriverà una grande compagnia acrobatica dalla Francia e poi il
il 8 e 9 luglio, per tutti gli appassionati ormai che ci seguono da 16 anni, il Gran Gala du Cirque, che è la raccolta annuale di tutti i più grandi vincitori da tutte le parti del mondo dei talent show e dei festival di circo, il Festival di Monte Carlo, e quindi avremo queste grandi vedette che per due sere si alterneranno. Quindi consiglio veramente a tutti di assicurarsi il biglietto, tra l'altro ci sono delle grandi formule di abbonamento, e in questo momento in cui il mondo cerca molto faticosamente di unire le nazioni, il circo, Funambolica e Pescara riescono a fare l'ONU dello spettacolo, quindi avremo artisti russi, ucraini, americani, da tutte le parti del mondo che concorreranno in un unico spettacolo, quindi vi aspettiamo. E lo scorso 2 luglio invece Teramo ha celebrato la sua Madonna delle Grazie, una festività molto sentita in città a cui hanno preso parte migliaia di fedeli. L'occasione è stata anche per presentare la mostra dedicata a Giovanni Melarangelo ed organizzata dall'associazione Teramo Nostra. Dal 1464 questa statua rende onore alla città. E in questa occasione si inaugura una serie di iniziative dell'associazione Teramo Nostra, tra cui la mostra dedicata a Giovanni Melarangelo, mio padre, una mostra antologica di quadri da lui dipinti, una quarantina di quadri da lui dipinti dagli ultimi 40 anni della sua attività. Troveremo un'attenzione particolare ai poveri e ai poveri dello spettacolo. Ecco perché è stata caldeggiata dall'associazione Teramo Nostra. Questa festa della Madonna post pandemia, che abbiamo cercato di realizzarla al meglio nonostante tutte le difficoltà che ci sono, anche per dare un segnale contro la guerra, perché noi non vogliamo Madonna delle Grazie, la Madonna della Pace, non è la Madonna della Guerra. È una mostra da vedere, a novembre verranno consegnati i cataloghi perché sono in lavorazione. Giovanni Melarangelo è un artista a tutto tondo, è stato un artista più vicino al nostro animo popolare. Di quadri ce ne sono pochissimi in giro, sono tutti di collezionisti privati e di pinacoteche, quindi questa è un'occasione per vedere una bella mostra all'Arca che durerà, ripeto, fino al 15 novembre e ci saranno anche tanti altri avvenimenti di contorno. Sport adesso, calcio di Serie C. Lorenzo Milani è ufficialmente un nuovo giocatore del Pescara. Il laterale sinistro classe 2001 arriva con un contratto di 3 anni in biancoazzurro. Vicini anche Lescano e Della Latta per un Delfino che subirà un profondo restyling. Lorenzo Milani è un nuovo giocatore del Pescara. L'ufficialità questa mattina per il classe 2001, laterale sinistro che si unisce alla truppa in costruzione di Alberto Colombo con un contratto di 3 anni, andando a prendere quella corsia che nella passata stagione era stata di Inzita o di Frascatore. Adesso sarà l'ex Pontedera a prendere quel binario. In granata nell'ultima stagione 35 presenze, ma soprattutto 4 reti e 2 assist. Dunque potenzialmente Milani è un'arma soprattutto offensiva per il Delfino, che lavora anche sulle altre zone del terreno di gioco. In mediana infatti Simone Della Latta è il più vicino a raggiungere i colori biancoazzurri. Nei giorni scorsi c'era ancora un minimo di distanza tra domanda e offerta, ma nelle prossime ore dovrebbe essere colmata la differenza e Delfino potrà beneficiare di un calciatore di assoluta esperienza e di valore, specie in un campionato, quello di Serie C, che conosce molto bene. Il suo arrivo chiuderebbe anche un affare duplice ma sganciato, ovvero quello che ha già portato Michael De Marchi a Padova. Le operazioni non avevano un legame e quest'ultima si è già concretizzata positivamente, mentre Della Latta è in dirittura d'arrivo. L'altro affare doppio è quello che porterà in avanti Facundo Lescano. Qui serviva a fare spazio cedendo all'Entella Luca Clemenza, affare che era stato qualche giorno in stand-by, anche se apparecchiato quasi nei minimi particolari. Mancava solo l'assenso di Clemenza, che ha sbloccato il tutto. Il Pescara si rinforza davanti con l'argentino, mentre i liguri si assicurano sulla tre quarti, ma anche con possibilità di partire esterno, un calciatore di indubbia fantasia come Clemenza. Per Lescano invece è annata da doppia cifra quella appena conclusa, 10 reti e 2 assist in ma-
maglia in tela, ma soprattutto continuità di rendimento. 1871 i minuti in 32 apparizioni. Dunque Pescara attivissimo sul mercato, in cerca di reti e con l'assoluta consapevolezza che qualunque sarà il raggruppamento in cui finirà, per il Delfino, che ieri ha festeggiato gli 86 anni dalla nascita, sarà una stagione che non si potrà assolutamente sbagliare. Il progetto tecnico è cambiato fortemente, ha bisogno di interpreti specifici e che rispettino le linee guida imposti dalla contingenza economica e dal torneo da giocare, provando possibilmente anche a vincerlo. E questa mattina il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, invece ha incontrato l'amministratore unico del club, Massimo Chierchia, per gli ultimi aggiornamenti sul Teramo, che si prepara domani ad inoltrare il ricorso contro la bocciatura Covisoc. Le speranze di riavere la Serie C in questa fase sembrano ridotte al lumicino, con il primo cittadino che sottolinea la necessità di lavorare soprattutto per la continuità del club. Agnia Cantagalli. Sindaco, un briefing questa mattina con l'amministratore del Teramo Chierchia, ci sono aggiornamenti particolari o sei ancora nella fase dell'attesa per quello che sarà nel fine settimana? No, nessun aggiornamento particolare, questa mattina l'amministratore era a Teramo, quindi è stata l'occasione per sentirci un attimino, per fare il punto della situazione, ma nulla di nuovo. Questa è la settimana dell'attesa e della predisposizione degli atti di ricorso avverso appunto la nota della Covisoc. Questo è ormai noto, si valutano tutte le condizioni, c'è il discorso relativo anche al tribunale. È chiaro che in questo momento come sindaco e come istituzioni, come amministrazione, come comunità non possiamo assolutamente che continuare a lavorare per il raggiungimento dell'obiettivo della permanenza nella categoria, consapevoli del fatto che in questo momento è una partita tutta da giocare, non semplice, e facendoci trovare ovviamente pronti attraverso un'attività di monitoraggio della situazione ad adottare anche tutti gli eventuali strumenti correttivi che l'ordinamento consente. È il momento e non è facile, della lucidità, il momento in cui dobbiamo assolutamente gestire in modo ordinato questa situazione. La chiacchierata di oggi è servita per fare il punto. Questa è la settimana dell'attesa attiva, nel senso non passiva, quindi attraverso appunto la predisposizione e valutazione anche di tutti gli atti che consentano la continuità della società. Lei come sindaco si è dato una scadenza, un termine entro cui magari poi non andare oltre, che possa corrispondere a collegi di garanzia, al TAR o a quant'altro, ma per tentare altre strade secondarie? No, chiarissima la domanda, non mi sento di dare un termine, è chiaro che non siamo fermi, come dicevo prima. Tutte le attività propedeutiche ad ogni azione comunque vanno studiate, vanno analizzate, perché non possiamo farci trovare impreparati. Non mi sento di dare una data, certo, credo che sia corretto e assolutamente rispettoso della città, della comunità sportiva e non solo, della nostra città, appunto, che non si protraggano i tempi fino ad una data che poi non consenta di dare continuità al calcio teramano. Quindi diciamo è il momento in cui dobbiamo essere lucidi, affrontare ragionevolmente la situazione, essere presenti, dialogare come stiamo facendo e seguire un percorso che deve avere una tempistica certa. Questo servizio e tutti gli altri, oltre a tante notizie, sul nostro sito web www.tv6.it. La prima edizione termina qui, prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.